Potrebbe sembrare strano parlare di ciclismo in questo che è il Museo dell'Automobile, quindi per antonomasia un mezzo su quattro ruote. Eppure qui dentro c'è un uomo e soprattutto c'è raccolta la storia degli ultimi decenni del ciclismo abruzzese. Qui dentro c'è una persona che ha mantenuto per 22 anni viva la tradizione di una corsa ciclistica come il Trofeo Matteotti. Renato Ricci dopo 22 anni ha deciso non di fare un passo indietro, di fare un passo di lato, come lo ha definito lui, diventando presidente onorario di una corsa che affonda le radici nella storia d'Italia e anche nella storia della nostra regione. E noi siamo andati ad incontrarlo. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y se nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Renato Ricci, grazie innanzitutto per averci ospitato nel suo Museo dell'Automobile. Dicevamo, è un po' un paradosso parlare di ciclismo in un museo dell'automobile, sostanzialmente un mezzo a quattro ruote, mentre qui dentro c'è una parte del ciclismo abruzzese. Ma è stato sempre un mio sogno, specialmente dopo che morì mio padre tantissimi anni fa, perché io, quando è morto mio padre, mi sono ritrovato con un'azienda a 31 anni. E per fortuna che ho avuto un padre veramente in gamba, che già da quando ero piccolo mi spingeva un po' in una vita all'esterno, e quindi il mio sogno era, sognavo di un museo con delle macchine. Poi è venuto fuori anche col fatto del Trofeo Matteotti eccetera, perché avevo tante cose che si riferivano al Trofeo Matteotti, quindi ho avuto anche la fortuna di poterlo fare, ma sicuramente anche perché mio padre mi ha lasciato per affrontare questa cosa qui. Ma io avevo tutto in mente, io dico la verità, non ho avuto architetti, io spiegavo come dovevano fare determinate cose, poi se sono venute belle o meno non lo so, però perché volevo partecipare, diciamo, a questa realizzazione. E sono orgoglioso di questo e l'ho intitolato a mio padre, e quindi oltre all'auto e con il riferimento anche a tutto ciò che riguardava la nostra azienda, come d'altronde con i lubrificanti eccetera, ho creato questa realtà che comunque viene visitata, è stata visitata da tantissime persone anche dall'estero, e quindi mi fa piacere, ma nello stesso tempo ne sono anche abbastanza geloso, ecco. Dopo tanti anni, come si sta di lato, come si è definito qualche giorno fa durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Matteotti? Ha detto: io non faccio un passo indietro, faccio un passo di lato. Ecco, bene, di lato come si sta? Qual è la prospettiva? Ma io finora ancora mi rendo conto, perché mi chiamano in continuazione, anzi ho incontrato poche sere fa Daniele Sebastiani, che mi ha presentato il mister. Gli ho fatto i complimenti perché io non lo conoscevo personalmente, lui mi ha presentato come socio, io gli ho detto: no, tu sei il patron, non sei il mio socio, scherzando. Però ecco, c'è questa inaugurazione di questa targa in Piazza Duca, vicino alla targa che ricorda anche la Coppa Cerbo, dove il vice sindaco Blasioli si è adoperato per far sì che si potesse mettere. Era un'idea che mi era venuta con Luciano D'Alfonso, lui mi disse: fai quello che vuoi, mi fa piacere, perché piace anche a me l'idea, qualche anno fa, e adesso la stiamo realizzando. È una cosa che così mi è venuta in mente l'altro giorno: avremo due targhe dove si ricorda la Coppa Cerbo che il Trofeo Matteotti dei 70 anni. E la cosa che mi fa piacere è che sono intitolate a due persone storiche della politica italiana, e sicuramente non erano persone che erano della stessa idea, però mi fa piacere perché si ritrovano insieme nello sport, in pace, e quindi sono felice di questo. E lo sa che tra tantissimi anni sarà comunque ricordato come l'uomo che ha traghettato questo
sport in Abruzzo, questo trofeo in Abruzzo, nel momento più complicato, che forse spesso è un merito che le va ascritto ed è probabilmente quello che la rende maggiormente orgoglioso. Ma vedi, nella mia vita sono successe tante di quelle cose senza che io me ne accorgessi, perché il trofeo Matteotti io l'ho ricevuto da Fulvio Perna, che era mio zio, e per merito, come io ho fatto con Daniele Sebastiani, perché il trofeo Matteotti si dà per merito. E perché? Perché io da quando ero piccolino, insieme a mio cugino Fernando, stavamo sempre in prima linea, con Adriano De Zan, con Martini, per noi erano dei miti della televisione all'epoca, perché negli anni 60, 65, 70, il Matteotti aveva anche fascino perché non c'erano tante gare, non c'era tanta televisione, quindi era il modo per avvicinarsi a certi campioni, no? Come magari poteva essere con Coppi, Bartali, Ricci, eccetera. E quindi mi sono ritrovato davanti alla telecamera, perché noi da ragazzini giocavamo per farci vedere dalla Rai, la diretta Rai, come facevano magari tutti i bambini, tutti i ragazzini. E seguivo il Matteotti un po' perché mio padre, diciamo che dal 45 è stato sempre vicino a queste manifestazioni, ma anche perché si era legato a una certa situazione familiare con mia madre. E quindi è una cosa veramente, era nella storia. Poi quando Fulvio Perna non stava bene, eccetera, eccetera, ha avuto la forza di capire come poteva continuare il Matteotti. E mi fece questa scelta, è come quando un cagnolino si sceglie il padrone, no? Mi sono ritrovato il Matteotti, così lo devi portare avanti tu, così nel giro di pochi mesi. E io era il campionato italiano, e per me è stata una cosa molto con tanto fascino, una cosa più grande di me, dico la verità. Ho cercato di stare nell'organizzazione in un modo più nuovo possibile. E poi l'anno dopo, perché all'epoca ero vicepresidente e poi presidente, e niente, me lo sono ritrovato per caso e l'ho portato avanti considerando, perché sai, nelle discussioni che anche avete fatto voi nelle vostre trasmissioni a Belò, non si è mai parlato che gli ultimi anni, e io non l'ho mai detto perché non mi sono voluto mai giustificare, abbiamo attraversato 7-8 anni di crisi economica, che non è poco, la crisi del ciclismo, che no, non è poco, e quindi mi sono ritrovato in mezzo a un qualcosa più grande di me, e non sapevo dove trovare la possibilità di trasformarlo, perché non c'era la possibilità di trasformarlo, anche quando mi dicevano sposta la data, per me il Matteotti era fine luglio-agosto, il cocopero, l'arrosticino, quindi vivevo ancora con quell'idea, sapevo che forse si doveva cambiare, però non avevo il coraggio di farlo. Chiaramente io venivo anche dall'insegnamento di Alfonso Di Russo, e di Nino Bellonio, che mi è stato vicino sempre, e io sono stato vicino a lui, quindi non ho fatto mai, sa, nel ciclismo ho notato sempre che ci sono state gelosie e un po' invidie anche tra corridori, però io ho sempre smorzato tutto, anche a livello politico. Per me, quando c'era il Matteotti, destra e sinistra stavano insieme, si festeggiava il Matteotti e basta, contava il trofeo Matteotti per Pescara. Quindi lì ci sono riuscito, però insieme prima Alfonso Di Russo, poi naturalmente Nino Bellonio, perché è venuto a mancare Fulvio Perna, e Fernando è rimasto vicino a me a collaborare, quindi abbiamo cercato di portarlo avanti. Poi è chiaro che nei momenti di crisi l'abbiamo sofferto anche noi. In questi ultimi anni in cui il trofeo Matteotti ha sofferto in maniera evidente, che cos'è che le ha dato più fastidio e che cos'è che invece l'ha resa particolarmente felice, magari qualcosa che non si aspetta? Allora, fastidio mi ha dato il fatto che la federazione non c'è stata vicino come doveva fare con tutte le società, perché io posso avere solamente l'orgoglio di non aver chiuso il Matteotti, cosa che hanno fatto altri, magari più importanti di noi o più grossi di noi, come il Giro del Lazio, tante corse che sono venute meno, e quindi sono riuscito a portare avanti questo. Certo, io avevo un bellissimo rapporto con Cerutti quando era presidente, io ho avuto anche la fortuna nel 50° anno
perché abbiamo festeggiato che c'era all'epoca il presidente della, del, non della federazione ma della Lega, Scotti, che è venuto a Pescara a cena con noi. Ho avuto Martini, che ci è stato sempre vicino, perché Martini, per lui il Matteotti era un qualcosa di particolare. Dopo la Toscana veniva l'Abruzzo. E quindi lì ero molto orgoglioso. Cerutti mi voleva addirittura vicino, ma io gli espressi il motivo che non potevo anche spostarmi a Milano qualche volta, eccetera, perché veramente mi stimava tantissimo e l'ho stimato tantissimo. Poi con la crisi del ciclismo, perché parliamoci chiaro, la prima crisi è stata quella del ciclismo, evidentemente non ci sono stati gli uomini giusti, io ritengo, adesso lo posso dire tranquillamente, non ci sono state le persone giuste, forse si viaggiava più a nomine politiche e non a nomine di merito, e quindi è venuto meno quella persona che poteva dare una direzione e aiutarti in quella direzione. E ognuno cercava di arrangiarsi come poteva. Secondo lei la storia del Matteotti negli ultimi anni, ma anche in passato, è la storia della città di Pescara, ma se vogliamo anche della nostra regione e del nostro paese, vanno di pari passo? Cioè Matteotti non è altro che il riflesso di quella che è la società attuale? Ma senti, io ti dico una cosa, il Trofeo Matteotti, la prima mi sono letto da un opuscolo del 52, il famoso opuscolo che noi facciamo, però nel 52, 51, 50 c'è stato, dove c'era la pubblicità di mio padre, e la prima corsa che vinse neanche a fare apposta Ricci, che di Fazio fece una vignetta appunto per dire da Ricci a Ricci, che non mi era parente naturalmente, e erano 38 corridori. Il 45 significa, io non ero nato, però il 45 significa che era finita la guerra. Questi hanno in due mesi hanno organizzato una corsa. Cioè, a volte in Italia si sbaglia a non dare meriti a chi veramente se li merita. A meno che tu stai in politica, allora i meriti te li prendi tutti. Io sono stato sempre lontano, anche se qualche becero. Quando mi presi il Matteotti, qualcuno diceva che lo stavo prendendo perché mi volevo candidare in politica. Le offerte ne ho avute, ma io ho sempre rifiutato, sono rimasto sempre me stesso, perché mi hanno dato degli insegnamenti, faccio quello che so fare. Io non sono così presuntuoso di dire so fare anche il politico. E poi ho dimostrato dopo tanti anni che avevo ragione io. E quindi che cosa è successo? Che il Trofeo Matteotti è nato con sacrificio. Perché dopo la guerra c'è stata la ricostruzione, c'è stato il boom economico e il Matteotti ha avuto il boom economico. Io non mi dimentico mai quando negli anni 90, 88, 90, l'anno che vinse anche Bugno forse, l'anno prima, anche, un grande giornalista che scriveva per l'Espresso fece un articolo Pescara città Luna Park. Sai, molti si offesero, dice che significa Luna Park, siamo una città. Città Luna Park perché lui aveva visto che la fine di luglio c'era la festa di Sant'Andrea, il Pescara in Serie A, la pallacanestro femminile in Serie A, la Varta Pescara, e avevamo il Trofeo Matteotti magari che si correva il giorno dopo, avevamo la pallacanestro maschile che andava bene, la pallanuoto campione d'Europa, Pescara Luna Park. Con il Luna Park della festa di Sant'Andrea, veramente era una Pescara Luna Park, una città viva, cioè voleva dire che è una città aggressiva, nuova, moderna, viva, e ci fece tanta pubblicità, no? Poi qualcuno, qualche schieramento si disse che magari se l'ha presa, ecco, vabbè. E Pescara era quella, perché Pescara in costruzione, e quindi e anche il Matteotti chiaramente aveva la sua importanza e portava avanti una certa tradizione. Poi chiaramente quando le cose poi si sono ristrette e anche il Matteotti si è dovuto restringere. Ecco, appunto, parliamo un po' della sua era, non tanto dal punto di vista ciclistico, proprio dal punto di vista della città. Da quel Pescara Luna Park oggi Pescara che città è? Ma io dico che Pescara è sempre una bellissima città.
una città che veramente ha il suo fascino, e non lo dico perché sono innamorato della mia città, che sembra che esiste solo Pescara e l'Abruzzo per me, però ma è così, perché è la realtà. Io sono venuto a trovarmi 20 colleghi miei della Petronas da tutta Italia, qualcuno non conosceva Pescara perché non era venuto a Pescara, no? Perché non la conosceva, sono rimasti entusiasti, vogliono ritornare perché hanno visto una città bella, montagna, mare, cioè vedi le cose veramente più belle. Noi abbiamo perso un po' di anni perché non abbiamo avuto le persone giuste, e non è politica questa, ma è un dato di fatto, le persone giuste che potessero lavorare per Pescara, per la voglia di, dell'affetto verso Pescara. Allora, se tu fai le cose con affetto, il museo io l'ho fatto con passione, l'ho fatto con affetto, e può risultare bello a molti. Se tu lo fai perché lo devi fare, perché devi mantenere la tua poltroncina per 5 anni, magari per 10, è chiaro che quando viene a mancare la pa- oppure fai i conti se vale la pena farlo adesso l'operazione o farla fra 3 anni, e allora viene meno tutto. Viene ci meno vogliamo tutto. Poco bene, ci vogliamo meno bene di prima. Sì, perché sicuramente molte cose sono state fatte prima. Cioè, noi abbiamo i palazzi più antichi, come la prefettura, come il comune, eccetera, eccetera, che non è che l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto. Quindi non è che l'abbiamo, noi non abbiamo costruito niente, che abbiamo fatto. Quindi di vero non siamo riusciti a far partire un filobus. Cioè, quando a Padova passa il tram monorotaia nei vicoletti di Padova, bellissimo, che è una cosa stupenda, noi avevamo il tram. Negli anni 50 Pescara aveva il tram, dove c'erano le città più grandi d'Europa. Noi il tram l'abbiamo sotterrato, le rotaie le abbiamo sotterrate. Nel 65 mi sembra l'hanno sotterrato. Quindi non c'è stata una visione di portare Pescara veramente a qualcosa in più, a creare orticelli vicino che siano diventati grossi, per merito anche nostro di Pescara, ma che era Pescara. Però i politici ne hanno approfittato per far diventare non più un orticello ma una cosa di più, e pensando al loro orticello, e non si è pensato in grande, nessuno ha avuto il coraggio di pensare in grande. Ciclismo, ma anche calcio nella sua storia sportiva, perché poi in realtà spesso si accosta il suo nome inevitabilmente al ciclismo, e spesso e volentieri è così, però nella sua storia è stato anche calcio, giocatori lanciati anche, che ci dirà lei, che però in molti abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Ma vedi, quando vinse Bugno quell'anno stavamo facendo questa cena, e c'erano anche molti campioni che sono venuti, e mi ricordo Gimondi, senza parlare di quelli nostri che erano di casa, e Gimondi, mi sembra Adorni, eccetera, e mi arrivò la notizia che l'allenato Curi, perché era l'allenato Curi, vinse un campionato nazionale tricolore. E allora qualcuno dice, questo è il presidente fortunato, vinto il Pugno, vinto... Vabbè, fortunato per modo di dire, però in effetti in quel momento era vero. Daniele Ortolano era un mio carissimo amico, perché giocavamo con la Marconi un po', eccetera, eccetera. Quindi quando mi chiese un aiuto a livello di sponsorizzazione, lo feci. E in quegli anni abbiamo vinto 6-7 scudetti e sono usciti ragazzi come... un certo Oddo, un certo Grosso. Orgoglioso era Renato Curi, insomma, è normale, anche perché Renatino Curi veniva a scuola con me. E io mi racconto sempre che gli parai un rigore, perché io giocavo in porta, perché ero grosso, quindi giocavo in porta. E a Renato gli parai un rigore, quindi per me insomma, è stata una soddisfazione di una vita. Renato è il vero Renato Curi, quindi chiaro che per me è stato un orgoglio. E quindi e tutto è successo in quel periodo. Forse era il periodo bello per tutti, perché c'era una grossa rinascita, un boom economico. Siamo stati fortunati anche in questo. Però poi sono venute a mancare quelle passioni politiche, dico la verità. Non abbiamo avuto le persone che veramente volevano bene, vedi per esempio la stazione è partita, l'hanno fatta in 30 anni, io quando c'è stata l'inaugurazione della stazione, io ho preso il primo treno, si chiamava Sette Bello, c'era all'epoca Piscione come sindaco, e io dovevo andare a Milano, ho rimandato questa partenza perché volevo prendere il primo treno dalla stazione di Pescara, e l'ho preso.
sono passati tantissimi anni e la stazione fuori è rimasta così. Non è che ci serviva chissà che cosa, teatro, tutto teatro, teatro, tutti parlavano di teatro, ma alla fine non si è fatto manco niente, l'asfalto, quello l'hanno fatto. Vede, ultimamente il sindaco di Francavilla ha buttato a terra un qualcosa che... Palazzo Sirena. In due giorni. Il sindaco di San Buceto, Verino Caldarelli, ha buttato a terra una chiesa, cioè stiamo parlando di una chiesa, eppure vedendo lontano, creando adesso una grande chiesa che si ricollega con un viale verso l'aeroporto, è qualcosa che qualcuno ha visto mettendoci la faccia, ha pagato forse per questo, ha pagato anche politicamente, ma sicuramente tutti adesso gli daranno ragione perché ha fatto un qualcosa di bello. Cioè quello che è mancato è il coraggio di fare delle scelte. Vuoi fare il teatro, che in teatro ne abbiamo tanti, Teatro Flaviano, Teatro dell'Annunzio, sono bellissimi, il Teatro Michetti se partirà, ci abbiamo il Massimo, certo hanno buttato il Pomponi, però voglio dire, spendere 50 milioni di euro per fare il teatro, ce ne abbiamo già tanti teatri, insomma, non abbiamo quella cultura di Reggio Emilio, di Parma, c'è il Teatro Reggio da 300 anni, è mancata perché per la paura di perdere magari l'occasione per essere ricandidato, è questo che fa male. Senta, ci racconta un aneddoto del Trofeo Matteotti, ce ne ha raccontati tanti nel corso degli anni, però uno che magari ha tenuto custodito e che non ha mai raccontato. No, che ha tenuto custodito Roma perché mi vergogno. Allora, due anni prima del cinquantesimo, doveva venire Chiappucci, aveva fatto un gran Tour de France e lo chiamavano in tutti i circuiti. Lo chiamò Fulvio Perna, mio zio, e gli disse devi venire a Pescara, con la carriera stava. Mio zio era anche amico con la madre, quindi insomma si era un po', capito, perché all'epoca così si faceva, non c'erano conoscenze, il budget era diverso, era un contatto proprio, convinse, devi venire, ti mando a prendere a Roma, eccetera. Allora Chiappucci si portò Mario Chiesa, mi disse devi andare a Roma a prendere Chiappucci e Mario Chiesa, tu sei uno che gira il mondo da quando eri ragazzino, e devi andare tu. Vabbè, vado a prendere io. Io me lo sono perso. Invece di uscire, perché lui aveva le bici, portavano l'involucro con la bici, portatile, eccetera, invece di uscire dove uscivano tutti, l'hanno fatto uscire da un'altra parte, perché poi all'epoca Chiappucci faceva anche audience, no? E quando io a mio zio gli telefonai, dissi che io Chiappucci non l'ho trovato. Mio zio è andato, gli facevamo alla pancia, gli facevamo lo storico. E poi dove è andato a finire? È andato a finire che Chiappucci ha preso un taxi e è venuto a Pescara. La seconda volta, poi il secondo anno, no, l'ho bloccato, ci siamo fermati a mangiare a Magliano De a Scurcola Marsicana, a Renzo, che c'è ancora la fotografia nel ristorante con Chiappucci, io e Mario Chiesa. Per dire, lui ha mandato me perché ero la persona più affidabile. E invece no, meno affidabile. Almeno per quella volta. Siamo quasi in chiusura, però è chiaro che ci proiettiamo verso il futuro, perché l'edizione numero 71 sarà un'edizione quantomeno differente rispetto a quelle che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Il 23 settembre Renato Ricci sarà dove? Ovviamente a vedere il Matteotti, ma sarà in prima fila oppure magari si vedrà la sua creatura un po' distaccato, un po' distante magari, ma di lato come... Io, allora questo io non lo so perché lo dovrò affrontare. Certo è che Daniele mi ha messo dei paletti, mi ha detto tu devi stare vicino a me e io devo stare vicino a te, e questo mi ha fatto piacere, ecco perché l'intervento di Emanuele, mio figlio, quando ha parlato di questo era rimasto, non conosceva bene Daniele, però favorevolmente diciamo è rimasto sorpreso da queste parole di Daniele, però io sicuramente sarò più tranquillo perché io sarò il primo tifoso del Trofeo Matteotti e continuerò ad esserlo, infatti domenica noi metteremo questa targa a Piazza Duca in ricordo dei 70 anni del Trofeo Matteotti, quindi una cosa è certa, magari questa volta starò a mangiare gli arrosticini, dopo tantissimi anni voglio fare una cosa che l'ho visto fare e non l'ho fatto mai, perché quest'anno, il prossimo anno il Trofeo Matteotti sarà un bellissimo Trofeo Matteotti, verranno tante squadre, io so che ho dato il merito a una persona in cui ci ho sempre creduto,
perché un ragazzotto guascone, si sa muovere, è bravo, è svelto, è appassionato di ciclismo, vuole bene a Pescara, lo si vede anche con, affrontando la squadra di calcio, che non è semplice, perché parlare da fuori, io mio padre mi dava i soldi per andare ai distinti, perché per non farmi stare nei casini della curva nord, ma io ho avuto sempre l'amore per la curva nord, e parlo della curva nord da 6.000 persone che facevano tremare l'Italia. Andavo lì di nascosto senza dirgli niente, come ho partecipato anche Pescara Capoluogo di nascosto, ma non perché avevo paura di qualche manganellata a 17 anni, perché avevo paura se lo veniva a sapere mio padre, perché a Piazza Garibaldi c'era anche il prete di San Getteo a fare le barricate, e io stavo lì perché volevo fare, ma c'avevo paura di mio padre se lo veniva a sapere. E quindi sono nato in questa situazione qui, frequentando la scuola di Piazza Clou della Marina, vicino alla caserma Cocco, dove c'erano i Rom. Io lo dico sempre in un modo affettuoso, perché ero legato a questi zingari che c'erano la capanna, giocavamo anche con loro, che ormai la terza generazione sono più pescaresi di noi, e tant'è vero che a noi fuori, io le partite in trasferta, ci chiamavano zingari, e quindi noi reagivamo, e venivano anche gli zingari a vedere la partita alla curva nord, quindi reagivamo perché ci offendevano. Quindi è un'offesa che era non solo per loro, ma anche per noi. E quindi io sono stato un po' nella strada e mi sono sentito sempre bene, pur non sempre, senza litigare con nessuno, quindi rispettando e facendomi anche rispettare. E quindi naturalmente il Matteotti sarà forse il Matteotti senza quell'apprensione di sentire l'ambulanza, oddio che è successo. E magari vedere che va tutto bene e che si svolge nel modo migliore, sicuramente sarò più tranquillo, ma sicuramente io sono uno che non si tira indietro, perché non sono più il presidente, ma come presidente onorario mi sento ancora più attivo nella situazione, perché siccome non posso vedere le cose storte, sicuramente io interverrò direttamente, ma non senza chiederlo a Daniele, interverrò io, fai questo perché si deve fare così, quindi non mi creo questo problema sicuramente, ma perché fa parte del modo di pensare. Le ultime due, per un nuovo Matteotti che nasce, ce n'è uno che è quello che ci lasciamo alle spalle, che va in archivio sostanzialmente, da buon padre di famiglia un po' per figlio quello meno fortunato, un po' si guarderà indietro e avrà un po' di tenerezza nei confronti di un Matteotti che cambia, che non ci sarà più come avevamo imparato a conoscerlo d'estate, come per esempio diceva prima, magari anche con le difficoltà che ha attraversato. Senti, io c'ho un merito, mi voglio dare un merito e me lo do da solo. Io guardo molto il passato, perché il passato ti insegna tantissimo, e questo serve a tutti i giovani, mai dimenticare il passato, perché se dimentichi il passato sei un uomo finito, però devi guardare il futuro, e io guardo anche il futuro. Io capisco che il futuro non è più quello che ha portato avanti questa tradizione di 70 anni, il Fulvio Perna della tradizione, che è stato il grande presidente, che ha fatto un qualcosa veramente più grande di lui. Io che l'ho portato avanti per altri anni, così anche a Fernando, eccetera, però Nino Bellonio, Peppino Scurti, Renzetti, Dino Renzetti, non voglio dimenticare tutte le persone che ci sono state vicino, non solo a me, ma diciamo anche al passato. E quindi bisogna guardare il presente, perché la realtà non è il passato, la realtà è il presente e il futuro. Quindi se uno si aggrappa al passato, sei un uomo morto. Se cominci invece a programmare il futuro, sei un uomo ancora vivo. E quindi non dimenticare il passato, perché è tradizione, perché è insegnamento, ma anche devi essere così bravo a non limitare il passato, perché io non voglio fare oltre. Lo voglio fare con persone anche più giovani, perché le cose si fanno con le persone più giovani. E quindi dare la possibilità alle persone più giovani di portare idee nuove, che servono, le idee nuove servono in continuazione, anzi non più ogni anno ma ogni giorno. E quindi io credo e sono sicuro, e non mi deluderà, perché non mi deve deludere, Daniele è la persona giusta. Io da tanti anni che lo seguo, perché abbiamo organizzato quelle partite del cuore, 2-3, ho visto che era bravo, si muoveva bene,
E poi te l'ho detto, un ragazzo un po' guascone, quindi la persona giusta che mi piace non è quello che si sta zitto quando, perché si deve stare zitto, è uno che si deve parlare, parla, e quindi rispecchia un po' le mie, come sono fatto io. E quindi sono sicuro che darà tante soddisfazioni, perché lui si attaccherà ancora di più al ciclismo. Grazie Presidente per questa chiacchierata e grazie per aver avuto cura per tanti anni. Grazie a voi e ringrazio anche tutte le persone che mi vogliono bene, perché dico la verità, io ogni giorno ho la stima e mi chiedono del Matteotti dovunque vado, e a volte mi dava anche un po' fastidio perché non sapevo cosa rispondere, ma io l'affetto l'ho sentito. Io sono sicuro che per fortuna non ho fatto politica, perché ho il 100% dell'affetto, magari in politica il 50%, qui ho il 100% dell'affetto, quindi sono contento che sono riuscito almeno a chiudere i 70 anni, ma a chiudere il Matteotti, chiudere per modo di dire, con una lera mia, ma con Daniele Sebastiani sono sicuro che continuerà, e spero di poter gustare il trofeo Matteotti ancora qualche altro anno. Grazie ancora. Grazie a voi.